Grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti e ringrazio in particolare il professor Vittorio Valli per aver accettato il mio invito a venire qui all'Università di Perugia. La struttura di questo evento è molto semplice. Dopo i saluti del magnifico rettore, una mia brevissima introduzione del professor Valli, ci sarà la lecture del professore e poi una serie di domande e risposte. Quindi passo immediatamente la parola al magnifico rettore Franco Moriconi. Buonasera a tutti, benvenuti, complimenti perché avere un'aula magna piena così, forse difficilmente anche per l'inaugurazione dell'anno accademico l'abbiamo, quindi sta a significare che l'argomento è molto interessante, che il professore è una personalità nel campo della politica d'economia con l'estero e diciamo che oggi tratta poi un argomento estremamente importante che è i rapporti con la Cina, argomento che a me sta molto a cuore, è stato molto a cuore dal momento in cui sono diventato rettore, perché ho trovato che c'era in questo Ateneo un'assenza, un buio totale su questa situazione. Tant'è che sono felice che qui al primo posto c'è la professoressa Bianchi, che è la nostra associata di cinese, con la quale abbiamo iniziato un percorso, con lei, i suoi collaboratori e altri colleghi dell'università che si occupano di rapporti internazionali, ma anche altri colleghi che si occupano di economia, di politica, un percorso di avvicinamento a quelle che sono le usanze, diciamo, della Cina. Dicevamo con il professore scendendo che la Cina vuole tempi lenti, vuole anche una certa saggezza, bisogna saper ascoltare, bisogna saper conoscere. Molto spesso la fretta non è una buona alleata per iniziare certi rapporti. Io sono molto soddisfatto di quello che sta avvenendo qui da noi in Ateneo in questa situazione, tant'è che appena il professor Signorelli mi ha parlato dell'argomento di questo incontro ne sono stato ben felice e aveva ragione Signorelli che mi diceva sarà un argomento che interesserà molto e che interessa molto, lo vedo da quanti siete qui oggi, mi rivolgo agli studenti essenzialmente, non ai colleghi ma anche ai colleghi, ma agli studenti in particolare, perché significa che è stato fatto centro. Io non voglio dilungarmi oltre, ringrazio il professore per essere qui con noi oggi, so che non è facile venire e trovare degli spazi e dei tempi, però la ringrazio per questo. Io per quanto potrò mi tratterrò poi, le sa che devo scappare, però siccome anche a me l'argomento interessa molto cercherò di stare il più possibile. Grazie e buon lavoro. Grazie al magnifico rettore. La mia presentazione del professor Valli sarà veramente breve. Ricordo che il professore è professore emerito dell'Università di Torino, dove è stato professore ordinario di politica economica, è attualmente codirettore e fondatore del Centro sulle economie emergenti, membro del comitato scientifico della Fondazione Einaudi. È stato direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Torino, direttore del CORIPE, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino e membro anche del Consiglio di Amministrazione del Collegio Carlo Alberto. Il professor Valli si è laureato in Economia all'Università Bocconi, ha conseguito un Master in Economics all'Università di Berkeley, ha insegnato oltre che alla Bocconi, all'Università di Padova, all'Università di Torino, è stato visiting professor all'Università di Kyoto, alla Seoul National University e alla University of Nizza. È stato cofondatore e primo presidente, e questo già caratterizza uno dei filoni di ricerca più importanti del professore, di due associazioni scientifiche, l'Associazione Italiana di Studi Economici Comparati e la European Association for Comparative Economic Studies. Inoltre il professor Valli è fondatore, posso dire, e co-editor della European Journal of Comparative Economics,
che è uno dei primi, è stato uno dei primi journals internazionali freely, liberamente disponibili online. È autore di oltre 100 pubblicazioni, ricordo solo le due pertinenti a questa lecture, due delle principali pertinenti a questa lecture, che sono il libro The Economic Rise of China and India, Academia University Press, pubblicato pochi mesi fa nel 2015, e Potenze economiche emergenti, Cina e India confronto, Il Mulino 2012. E voglio solo due piccoli dei tanti fattori, occasioni che mi legano al professor Valli. Nel 1987 ho studiato da studente di economia politica economica nel suo libro, era ed è tuttora il manuale più diffuso in Italia di politica economica. E ricordo questa inusuale combinazione di teoria e evidenza empirica che mi ha veramente affascinato ed è la ragione fondamentale, nel bene o nel male, per cui poi mi sono appassionato alla politica economica e ho continuato alcuni filoni di ricerca suggeriti già in quel libro, manuale di politica economica. Il secondo e ultimo elemento di riflessione, di contatto con il professore Valli che ricordo, nel 1992, quando da studente di dottorato di ricerca presentai in un convegno internazionale un mio lavoro proprio all'Università di Torino, e questo convegno internazionale era organizzato dal professor Valli presso il CORIPE e raccoglieva molti economisti giapponesi, americani e di varie università europee, appunto su tematiche di struttura e dinamica di sistemi economici comparati. Quindi veramente ho un legame di stima di lunga durata con il professor Valli e molti dei suoi lavori rimarranno veramente nel tempo. Mi fermo qui e passo immediatamente la parola al professore per la sua lecture. È stata una presentazione troppo elogiativa. In ogni caso, oggi parlerò di un problema molto importante anche per noi, che è l'andamento dell'economia cinese. Dove va l'economia cinese? E quali sono le implicazioni dell'andamento di questa grande economia sull'Unione Europea e sull'Italia? Per far questo, inizierò da alcuni dati. Secondo le stime di Madison, un grande economista, storico economico, nel 1870 qual era la maggiore economia del mondo come dimensione del prodotto interno lordo? Era la Cina. E subito dopo l'India. E subito dopo il Regno Unito, gli Stati Uniti e poi le grandi potenze europee. Naturalmente allora questo dipendeva in gran parte dalla maggiore popolazione cinese indiana rispetto alla nostra, in quanto come reddito pro capite o come PIL pro capite la Cina era già stata superata dalle grandi potenze europee e dagli Stati Uniti, ma come dimensione del mercato era già il più grande mercato del mondo. Poi la Cina ha avuto una fase di grande flessione, come ha detto anche l'India, anche sotto la pressione delle potenze colonialiste europee in particolare, il Regno Unito e le altre grandi potenze europee dell'epoca. E quindi, come vedete, mentre nel 1870 il PIL cinese era quasi il doppio di quello americano, nel 1913 era meno della metà, e nel 1950, secondo due stime un po' diverse dal punto di vista metodologico, era all'incirca un decimo di quello americano. Quindi c'è stata un'enorme discesa relativa dell'economia cinese rispetto agli Stati Uniti, ma anche rispetto a alcune potenze europee. E la situazione, sia pure con andamenti molto alterni nel tempo, anni 50, 60, 70,
non è cambiata molto fino al 77-78, fino al 78, nel senso che la grandezza dell'economia cinese rimaneva a circa un decimo, poco più, di quella degli Stati Uniti. Ma dalle riforme economiche di Deng Xiaoping e dei suoi successori, la Cina ha avuto un'ascesa impressionante. Nella storia economica mondiale non vi è un paese grande con un periodo così lungo di crescita economica superiore al 9% in termini di crescita, tasso di crescita annuo del PIL in termini reali, e del 7% e poco più in termini di PIL pro capite. Quindi è stato un fenomeno che non ha precedenti storici, anche se il Giappone negli anni 50 e 60 e fino al 73, ma solo per 23 anni, mentre la Cina il periodo è durato molto di più, aveva avuto anch'esso una crescita impressionante dell'ordine del 9% all'anno in media. La tabella successiva mostra i PIL pro capite, dove naturalmente questo era un quinto grosso modo di quello americano nel 1870, scende a il 2,6% nel 1950, rimane fino al 4,6% nel 90, perché già c'è la ripresa dal 78 in poi, esplode arrivando al 25% grosso modo nel 2015, in termini di parità di potere d'acquisto, cioè tenendo conto del reale potere d'acquisto dei cinesi rispetto agli americani o agli europei. Quindi c'è stata una ascesa economica relativa molto importante che ha ridotto il gap, le distanze economiche tra la Cina e i paesi industrializzati, di vecchia industrializzazione, di più vecchia industrializzazione rispetto alla Cina. E vi è però stata una trasformazione sistemica molto importante dell'economia cinese, che io ho chiamato l'economia del triplo mix. Perché triplo mix? Perché se noi prendiamo la dicotomia tra piano e mercato, fino al 78, fino al 77 è un'economia pianificata, con poco niente mercato, man mano il mercato è cresciuto. Per cui adesso si sta discutendo se in sede World Trade Organization bisogna addirittura chiamarla economia di mercato, anche se non lo è. È un'economia mista, con mantenimento di una grossa porzione di piano, sia a livello centrale sia a livello locale, di provincia, ma con una forte e crescente ampiezza del mercato. Poi vi è la dicotomia tra proprietà pubblica dei mezzi di produzione, che è tipica economia comunista o socialiste, e è tipico della Cina fino al 77, e la proprietà privata dei mezzi di produzione, che viene ammessa, ma non legalmente, dalla Cina degli anni 80 e 90, e poi solo negli anni 2000 verrà a entrare, ad essere legalizzata a tutti gli effetti. Quindi noi abbiamo una trasformazione anche qua, in cui c'è la coesistenza di proprietà pubblica, percentualmente sempre inferiore rispetto a prima, e la coesistenza di proprietà privata crescente. E poi c'era la dicotomia tra centralizzazione delle decisioni economiche fondamentali e decentralizzazione economica fondamentale. Era fortemente centralizzata con le riforme economiche, gradualmente è diventata anche sempre più decentralizzata. Per cui c'è un mix tra piano e mercato, c'è un mix tra proprietà pubblica e proprietà privata, c'è un mix tra decisioni centralizzate e decisioni decentralizzate. Tuttavia, le riforme economiche che hanno avuto molti problemi, anche sociali, pensate a Tiananmen, eccetera, e queste riforme economiche non sono state lineari, come appare in questa breve presentazione precedente, ma hanno avuto dei momenti di progresso e dei momenti di ritorno parziale. Ma nel lungo periodo sono in queste direzioni. Si sono trovate
negli ultimi anni, soprattutto dopo il 2007, dopo la grande crisi economica cominciata negli Stati Uniti con la crisi subprime e poi continuata, estesa all'Europa, anche al nostro paese, e poi estesa anche ad altri paesi, questa ha colpito meno che l'Europa, ma con effetti importanti anche la Cina, come vedremo subito dopo. E quindi questo ha contribuito, insieme ad altri fattori, al forte rallentamento del tasso di crescita dell'economia. Se voi guardate questo grafico, voi vedete che dal 2002 al 2015 c'è stata un'ascesa del tasso di crescita dell'economia fino al 2007, fino al 14% in un anno, tasso di crescita del PIL in termini reali, e poi una graduale discesa, seppure con onde, ma una tendenziale discesa fino al 6-8%, quindi meno della metà del 14% nel 2015. E per il 2016 è previsto un'ulteriore discesa al 6-5%. Ora, il 6-5% è più di 4 volte quanto cresciamo noi, non noi italiani. Noi cresciamo dello 0,8-1%, quindi più di 6 volte rispetto al nostro. Ma è più di 4 volte quanto gli altri paesi, i paesi di antica industrializzazione, gli Stati Uniti, l'Europa occidentale, eccetera, sono cresciuti nell'ultimo periodo. Però è una forte riduzione rispetto al 14%, rispetto al 9% della media dal 78 al 2007. Quindi bisogna interrogarsi sui problemi che ha avuto la Cina e che sta avendo in questo periodo. E oltre al forte rallentamento della crescita, vi è il rapido invecchiamento della popolazione. Perché l'introduzione della politica del figlio unico ha portato conseguentemente a una minore crescita della popolazione e quindi sono stati sempre meno figli, sempre meno giovani. Dopo un periodo in cui i figli precedenti sono entrati nel mercato del lavoro, in cui c'è un'espansione quindi dei giovani nel mercato del lavoro, ha cominciato negli ultimi anni un periodo di diminuzione della percentuale di giovani sul mercato del lavoro e anche del livello assoluto a un certo punto, e a un aumento dei persone anziane, sopra i 60, 65, 70 anni. E questo ha, come vedremo poi, gravi conseguenze, serie conseguenze, non solo sul mercato del lavoro, sulle pensioni, sulla sanità, eccetera, ma su tutta la dinamica economica complessiva del paese. Poi ci sono stati livelli assai elevati e in continua crescita dell'inquinamento e della congestione nelle grandi città, che sono due problemi di estrema importanza. Se voi andate a Pechino o a Shanghai o a grandi città cinesi, in certi periodi dell'anno l'aria è irrespirabile quasi. C'è stato un ambasciatore americano in Cina che dopo pochi giorni che era lì, aveva i figli abbastanza piccoli, ha deciso di tornare negli Stati Uniti e di farsi destinare a sedi meno prestigiose pur di non respirare e non far respirare i propri figli l'aria di Pechino. L'inquinamento è diventato molto elevato e solo recentemente ha cominciato a esserci una politica contro l'inquinamento di una certa efficacia, contrastata però dagli effetti della crescita economica che continua per alcuni versi ad aumentare l'inquinamento e la congestione. Poi c'è il difficile tentativo, su cui ci soffermeremo un po' di più dopo, del passaggio, del tentativo di passare da una crescita export-led, cioè tirata, guidata dalle esportazioni, a una crescita maggiormente basata sulla domanda interna, sui consumi interni, eccetera. Questo è un tentativo, come vedremo, difficile e in parte contraddittorio al suo interno. E poi, infine, c'è la continua crescita, almeno fino a qualche anno fa, ma la forte crescita della disuguaglianza economica tra le famiglie cinesi e tra le province cinesi. E questo ha portato o può portare a tensioni sociali importanti. E tutti questi fenomeni
contribuiranno, come vedremo, al rallentamento del tasso di crescita, di cui ho parlato in precedenza, al dimezzamento, grosso modo, del tasso di crescita rispetto al 2007. E questo è dovuto all'intreccio di cause di lungo periodo, di cause strutturali e di cause di medio e breve periodo, cause più congiunturali, ma anche di congiuntura abbastanza lunga, quelle legate alla crisi mondiale del 2008-2015. Cause strutturali, le più importanti sono: si sono ridotti fortemente i vantaggi della arretratezza economica relativa. Chi di voi conosce l'opera di Gashenkron, un famoso storico economico americano, saprà che Gashenkron aveva messo in luce soprattutto due grandi vantaggi della arretratezza economica relativa. Il fatto che un paese che arriva dopo i paesi più avanzati nel cammino della crescita può sfruttare due vantaggi. Il primo vantaggio è che può spostare, se investe abbastanza e si crea abbastanza posti di lavoro, forza lavoro dall'agricoltura, in cui la produttività in Cina era molto bassa alla fine degli anni 70 e primi anni 80, e ancora adesso è meno di un terzo della produttività nell'industria nel terziario. Se si sposta il lavoratore da un settore dove la produttività è 1 e lo si sposta a un settore dove la produttività è 3 o 4, aumenta fortemente la produttività media del sistema, aumenta il prodotto e c'è più sviluppo economico. Se però si investe a tal punto da creare posti di lavoro adeguati nell'industria e nel terziario, soprattutto il terziario moderno, quello che ha maggiore produttività. E il secondo problema, questi vantaggi però in parte sono già stati sfruttati in Cina, possono ancora essere sfruttati nel futuro, ma in misura via via decrescente, mentre potrebbero essere sfruttati pienamente negli anni 80, 90 e i primi anni 2000, possono essere molto meno sfruttati oggi. Il secondo grande fattore che ha permesso la grande crescita della Cina è l'utilizzo del cosiddetto modello fordista di sviluppo. Ora, tutti voi conoscono il fordismo coniato da Gramsci, ma il modello fordista di sviluppo è un aspetto particolare e limitato del fordismo ed è la possibilità di crearsi un circolo virtuoso per alcuni aspetti, con effetti negativi per altri aspetti, ma dal punto di vista della crescita virtuoso, tra l'espansione dell'ampiezza del mercato, la possibilità di avere economie di scala, economie di scopo ed economia di network, di rete, la possibilità quindi di avere un forte aumento della produttività e di destinare parte dell'aumento della produttività all'aumento dei salari, parte alla diminuzione dei prezzi relativi dei prodotti e parte alla possibile profitti delle imprese che possono essere investiti. Ora, se l'investimento ha due caratteristiche, è sia intensivo che estensivo, c'è la possibilità di aumentare la produttività fortemente e nel contempo aumentare l'occupazione. Perché se l'investimento è solo intensivo, labor saving, si aumenta la produttività ma non l'occupazione. E allora si hanno grandi drammi sociali, disoccupazione di massa. Se invece si riesce a investire così tanto, da investire in nuove tecniche, in nuovi macchinari, ma in più stabilimenti, in più macchinari, in più gente occupata, investimento estensivo, si ha più prodotto, si ha più prodotto e più produttività insieme, più occupazione insieme. Ed è quello che ha fatto la Cina negli anni 80, 90 e 2000. Ma questo funziona in certi settori industriali, non in tutti. Ha funzionato negli anni 80, non nelle automobili in Cina. Le automobili sta funzionando adesso, ma non allora. Ma negli elettrodomestici, ad esempio, e in tutte le industrie collegate agli elettrodomestici, alle lavatrici, ai frigoriferi, alle radio, alla televisione, eccetera, a tutti quegli beni di consumo di massa
che prima erano solo per i ricchi, riducendo i prezzi e aumentando il reddito della collettività, diventavano per tutti. E la crescita della domanda è stata prodigiosa in questo settore. E ha trainato la crescita del settore dell'acciaio, del settore dell'energia, del settore dell'elettricità, del settore della plastica e così via, dove si sviluppavano le stesse economie di scala o economie di scala analoghe a quelle del settore elettrodomestici. E questo ha contribuito a far crescere fortemente l'economia cinese. Da un certo punto in poi molte industrie cinesi erano diventate competitive con le industrie internazionali, anche perché già nel 78 si erano fatte le cosiddette zone economiche speciali, dove si cercava di attrarre investimenti esteri da grandi multinazionali giapponesi, americane, europee, per avere una produzione interna con know-how di livello superiore rispetto a quello occorrente in Cina. E anche questo ha avuto un ruolo importante negli anni 80, ma soprattutto negli anni 90 e 2000, questo afflusso, questa attrazione di capitali dall'est. E quindi l'industria cinese, anche per questo, è rimasta, con grandi investimenti che faceva e con l'attrazione di capitale estero incorporante tecnologie più avanzate e con l'acquisto di macchinari e impianti dall'estero più moderni, è stata in grado di fare un salto di qualità e di diventare competitiva su molti mercati mondiali per molti tipi di beni. Prima per beni relativamente semplici, nel tessile, nell'abbigliamento e così via, nella calzatura eccetera, ma poi con beni sempre più complessi, gli elettrodomestici, poi il personal computer o le sue componenti, poi i fax, poi i telefonini e così via. Quindi beni tecnologicamente sempre più complessi, fatti spesso in joint venture con americani, con sudcoreani, con giapponesi, con tedeschi e così via, in cui la Cina man mano acquisiva il know-how, acquisiva la tecnologia ed era in grado di competere con un costo del lavoro più basso rispetto all'Europa, al Giappone e agli Stati Uniti con l'industria mondiale. E quindi c'è stato queste due cose. Ma anche i modelli fordisti di sviluppo riducono il loro apporto alla crescita economica da un certo punto in poi. Perché? Semplicemente perché molti mercati diventano maturi, anche in Cina. E allora o si riesce a esportare in tutti gli altri mercati mondiali sempre di più, o se no le economie di scala non ci sono più. Oppure perché le economie di scala per certi tipi di prodotti arrivano, possono essere sfruttati fino a un certo punto e poi dopo no, per ragioni tecnologiche o per altri motivi. E poi perché è iniziata anche in Cina, da un certo punto in poi, degli anni 2000, il processo di terziarizzazione dell'economia, cioè la crescita di importanza dei servizi, dove le economie di scala, tranne in alcuni servizi particolari, sono meno importanti rispetto all'industria, manufatturie. E quindi, nonostante man mano si sia spostata la frontiera della produzione con economie di scala e del modello fornitore di sviluppo in Cina, dagli elettrodomestici ai personal computer, ai suoi componenti, poi ai telefonini, eccetera, nonostante questo non si avevano più i vantaggi che si avevano in precedenza. E l'industria automobilistica è l'ultimo settore, in Cina non è il primo come gli Stati Uniti che ha questo modello fornitore di sviluppo, ma è l'ultimo. Negli ultimi 10-15 anni è esploso la produzione e la domanda di automobili in Cina, ma soprattutto in joint venture con altre compagnie internazionali, e tuttavia lì c'è il grosso problema della congestione e dell'inquinamento, soprattutto nelle grandi zone urbane, che crea dei problemi, dei limiti alla crescita delle vendite di automobili. E poi infine c'è stata la crisi finanziaria poi mondiale. La riduzione del tasso di crescita di molte economie, in cui il tasso di crescita è diventato negativo, come in Italia, dopo il 2008, dal 2008 in poi, in alcuni anni è stato negativo, fortemente negativo,
o anche negli stessi Stati Uniti nel 2009, 2008-2009, o anche in Germania in un anno, una diminuzione del 5,5%, poi recuperata dopo, ma a fatica, o anche in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Grecia, eccetera, è chiaro che le esportazioni cinesi si sono rallentate, perché c'è meno domanda mondiale nei suoi confronti, anche se i cinesi cercavano di aumentare la penetrazione in Africa, in America Latina, negli altri paesi asiatici, eccetera. E sono diminuiti anche, dopo il 2008, l'afflusso di investimenti diretti esteri in Cina, che prima era un importante componente dell'accumulazione di capitale in Cina. Mentre la Cina, che aveva acquisito negli anni 2000 un surplus nella bilancia delle partite correnti, nella bilancia dei pagamenti, ha avuto sempre più soldi da investire all'estero, sia in investimenti diretti esteri all'estero, sia in investimenti in portafoglio, ad esempio nei bonds americani o che so io. Qua c'è un ulteriore problema, che secondo me la letteratura internazionale sta trattando in modo inadeguato, ed è il problema dei consumi. Allora, le autorità politiche di politica economica cinese, vedendo il rallentamento della domanda estera, hanno pensato che fosse necessario un cambiamento della strategia economica a favore della domanda interna, per compensare con la crescita della domanda interna la diminuzione della crescita della domanda estera. Per far questo bisogna puntare sui consumi e su un miglioramento del welfare, consumi pubblici e investimenti sociali. Ma per far questo, cosa si è fatto? Si è ridotto gli investimenti nell'industria, che è il settore in cui la produttività cresceva di più, anche per evitare crisi di sovrapproduzione, come era successo a un certo punto per l'acciaio o per il cemento. E allora, riducendo gli investimenti nell'industria, si riduceva la produttività, l'incremento della produttività, perché l'industria manifatturiera ha crescita produttiva maggiore rispetto ai servizi mediamente. E riducendosi la crescita produttività, poteva aumentare anche il tasso di consumi, cioè la percentuale dei consumi sul reddito, sul PIL. Ma si riduceva il tasso di crescita dei consumi reali. Capite cosa è successo? È aumentato di poco, fino al 2014, il tasso di consumo, che era eccezionalmente basso in Cina rispetto agli altri paesi. Ma riducendosi la forza dinamica dell'industria manifatturiera, perché si è distolto alcuni investimenti dell'industria manifatturiera orientandosi verso il terziario, si è prodotto anche una riduzione dell'aumento di produttività, quindi una riduzione della possibilità di aumentare i salari a ritmo elevato. Tenete presente che negli anni 2000, a differenza che negli anni 80 e 90, i salari crescevano di più della produttività, mentre negli anni 80 e 90 crescevano di meno la produttività. Ma se la produttività rallenta vistosamente, rallenta vistosamente anche la crescita dei consumi, perché la crescita dei consumi è soprattutto determinata dalla crescita dei salari totali, e i salari totali sono dati dai salari per occupato moltiplicato, o per ora lavorata, moltiplicato il numero di occupati. Se la crisi porta a minore crescita dell'occupazione e a minore crescita dei salari, la crescita dei salari totali è inferiore e i consumi cresceranno, sì, ma in modo inferiore rispetto al passato. Quindi c'è una contraddizione tra il tentativo di, da una parte, di aumentare la quota dei consumi sul reddito e dall'altra di mantenere un aumento dei consumi come quello del passato. E questa contraddizione esplode e fa sì che negli ultimi tempi si è ritornato a svalutare la valuta cinese di circa il 9% in due o tre tranche, mentre negli anni 2000
si era rivalutata del 25%. Negli anni di forte crescita la valuta cinese si è rivalutata del 25%. Ma quando si bada alla svalutazione degli ultimi mesi, si deve tenere presente che negli anni precedenti c'è stata una rivalutazione molto maggiore. Poi vi sono i problemi dell'instabilità finanziaria e dell'instabilità della valuta cinese. Come noto, vi sono state di recente sia una fase di svalutazione della moneta cinese, sia periodi di brusca caduta dei mercati finanziari e del prezzo degli immobili. Lo yuan è sceso di circa il 9%, come ho ricordato, dall'aprile 2015 al marzo 2016 nel confronto dell'euro e quasi altrettanto nel confronto del dollaro. L'indice borsistico composito di Shanghai è sceso del 41% nella prima fase, ha avuto una ripresa parziale fino a Natale 2015 e poi ancora discesa di circa il 25%. Il prezzo delle case è sceso nettamente per parte 2014 e per 2015, per poi risalire dall'ottobre 2015 in poi un pochettino. Qui ci sono state forti instabilità sia finanziarie che nel mercato degli immobili. Tuttavia questi eventi, come ho già accennato, vanno messi in una prospettiva storica più ampia. La recente svalutazione del yuan ha fatto seguito a circa due decenni di rivalutazione del 25%. La caduta delle borse di Shanghai ha fatto seguito a un'impennata dei corsi del 150%, quindi c'è stata una caduta grosso modo del 50%, ma conseguente a una bolla speculativa del 150%. Il prezzo delle case aveva avuto una forte ascesa, una bolla speculativa, dal 2012 al novembre 2013, poi ha avuto un rallentamento, una caduta e poi una piccola ripresa recentissima. Quindi questa instabilità si deve tenere conto delle tendenze di fondo in cui siamo. Ma in una prospettiva ancora di più lungo periodo, bisogna riflettere su alcune ragioni di fondo per l'instabilità finanziaria cinese, che crescerà nel tempo. Una ragione di fondo è nel rapporto tra stock e flussi, tra valori di stock come la ricchezza e valori di flusso come il reddito, o i consumi o gli investimenti, il PIL. La ricchezza è uno stock che si accumula nel tempo. Il reddito, il PIL, è qualcosa che si produce ogni anno, ogni periodo di tempo. Ma se, come è successo fino al 2008-2009, la disuguaglianza dei redditi continua a salire, fino allora ha continuato a salire e poi un po' discesa, e se i risparmi continuano a accumularsi, soprattutto nelle famiglie più ricche, si crea una ricchezza fortemente polarizzata. Nella ricchezza privata cinese, delle famiglie cinesi, circa un terzo è detenuto dall'1% delle famiglie cinesi. Quindi c'è una polarizzazione molto grande, non dell'economia socialista o comunista, ma simile a quella americana, l'economia capitalista. E questo è avvenuto, e l'indice di Gini, che è un indice sulla disuguaglianza dei redditi, era tra i più bassi del mondo nel 77, diventa dopo le riforme economiche pian piano tra i più alti tra i grandi paesi industrializzati o in via di industrializzazione, intorno alla 46-47% attualmente, e solo recentemente è scesa sotto al livello americano, perché a un certo punto aveva superato addirittura il livello degli Stati Uniti. E questo crea problemi, perché un'economia è un paese che si dice socialista, se ha livelli di disuguaglianza superiori per i redditi a quelli di molti paesi che si dicono capitalisti o economia di mercato, può creare delle tensioni sociali non indifferenti.
Ma il problema della ricchezza è un po' questo. Da quando si è permesso di fatto e poi anche legalmente la proprietà privata e sono aumentati il numero degli imprenditori privati o delle famiglie o di coloro che avevano il controllo di imprese e questi hanno poi fatto investimenti in vari campi, speculazione immobiliare, investimenti da propria impresa, investimenti commerciali e così via, la ricchezza di un numero gradualmente crescente di persone è diventata grandissima, mentre prima la ricchezza privata era molto piccola, la ricchezza era tutta ricchezza pubblica. Man mano c'è stata un'espansione molto rapida della ricchezza privata. Adesso la ricchezza è più di 3 volte il valore del PIL cinese, che pure è enorme. Quindi sono ammontari finanziari immensi. E man mano che questa cresce, ed è così polarizzata come ho ricordato, man mano diventa più difficile controllarla da parte delle autorità monetarie cinesi. Anche perché molti dei vincoli che esistevano negli anni 70, 80 e 90 sono stati man mano ridotti. Quindi l'instabilità finanziaria è molto più difficile da controllare oggi di quanto fosse 10 anni fa e sarà molto più difficile da controllare tra 10 anni di quanto sia adesso se le tendenze continuano in questo senso. Adesso 2 parole, 2 brevi note sulle implicazioni di tutto ciò sull'economia europea e poi sull'economia italiana. Nonostante il rallentamento delle tasse di crescita del PIL reale cinese, questo, come ho già ricordato, è circa 4 volte quello medio dell'Unione Europea. E l'Unione Europea rappresentava nel 2014 e anche nel 2015 il primo importatore di merci dalla Cina, più degli Stati Uniti, e il secondo esportatore verso la Cina. Ma aveva un deficit commerciale enorme, di circa 137 miliardi di euro. Tale deficit si è un poco ridotto dal 2008 al 2015, soprattutto per la maggior crescita di esportazione dell'Unione Europea rispetto all'importazione, dovuto anche dal 2011 al 2015 al deprezzamento dell'euro rispetto alla valuta cinese. Per servizi l'Unione Europea ha un piccolo attivo, ma molto ridotto rispetto al grande passivo per le merci, per i prodotti industriali. E in fatto di investimenti diretti esteri, l'Unione Europea ha ancora uno stock in uscita, in outflow, outbound, investimenti diretti verso la Cina maggiore di quelli cinesi verso l'Unione Europea. Ma la Cina sta investendo molto più, crescendo molto più rapidamente, gli investimenti diretti cinesi verso l'Europa stanno crescendo molto rapidamente. E questi, fino al 2008, si rivolgevano soprattutto verso Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Austria. L'Italia è dietro anche all'Olanda e all'Austria, che sono economie molto più piccole. Ma negli ultimi 2 o 3 anni la situazione sta cambiando, come vedremo, rapidamente. Quali sono quindi le implicazioni più importanti del rallentamento della crescita della Cina e anche del crescente costo del lavoro per unità prodotta cinese dovuto al fatto che negli anni recenti i salari crescono di più della produttività, non come nel passato in cui i salari crescevano di meno la produttività. E quali sono le implicazioni della sua maggiore instabilità finanziaria e valutaria? Da una parte l'allentamento della Cina, che è la prima economia del mondo in termini di potere di acquisto e la seconda economia del mondo in termini di tassi ufficiali di cambio, ha una eventualmente grosso effetto sulla domanda mondiale, perché rappresenta una parte via via crescente della domanda mondiale, già importante e via via crescente della domanda mondiale. E così aumenta le difficoltà della zoppicante Europa. Dall'altro, il rallentamento cinese contribuisce al ribasso dei prezzi del petrolio e di altre materie prime, che si erano impennati prima del 2007-2008, soprattutto grazie alla forte ascesa della domanda cinese.
si è un po' rallentata la domanda cinese e questo ha contribuito insieme ad altri fattori al ribasso negli ultimi tempi dei prezzi di quelle materie prime. La crescita però delle interconnessioni economiche e finanziarie tra Cina e Unione Europea, tra Cina e Stati Uniti e dell'instabilità finanziaria e valutaria cinese fa crescere l'instabilità finanziaria di tutto il mondo, compreso l'Europa. E l'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto cinese ha però negli ultimi tempi permesso un riacquisto di competitività di quei paesi che, come la Germania in parte o per i servizi, la Danimarca e altri paesi nordici, hanno riacquistato nei confronti della Cina, perché si è ridotto il divario tra il costo del lavoro cinese per unità di prodotto e quello di alcuni paesi europei, ma non per quei paesi che hanno investito poco e hanno avuto quindi un aumento della produttività molto basso, come l'Italia. Le implicazioni per l'Italia. L'Italia può risentire pesantemente della frenata dei tassi di crescita e della possibile crescente instabilità finanziaria cinese. Nel 2014 e 2015 sono diminuite sia le esportazioni italiane verso la Cina che le importazioni cinesi in Italia. È anche salito nel 2014 e 2015 il deficit italiano nei confronti della Cina commerciale a quasi 11 miliardi di dollari, ma nel 2010 è ancora superiore, si è ridotto dal 2010 al 2013 e poi ha ripreso a crescere nel 2014-2015. Dati i bassi prezzi di borsa delle nostre principali imprese e la debolezza della nostra economia, l'Italia sta inoltre diventando un importante terreno di caccia per le imprese cinesi, che stanno acquistando negli ultimi tempi molte imprese italiane o il controllo di molte imprese italiane. Ad esempio, se consideriamo come facente parte della Cina anche Hong Kong, che ha però, come sapete, una sua autonomia, le imprese cinesi, in particolare Hutchison Whampoa, ha acquistato 3 Italia con un investimento di 13 miliardi di euro. Ha acquistato il controllo da Pirelli, la Chem China, con investimento di 7 miliardi di euro. Ha acquistato il 35% della Cassa Depositi e Prestiti Reti attraverso lo State Grid Corporation della Cina, il 40% di Ansaldo Energia attraverso Shanghai Electric Group, Crizia, Fiorucci della moda, l'8% di Ferragamo, i cantieri Ferretti, le moto Benelli, alcune imprese di design industriale, eccetera. E poi la People's Bank of China ha inoltre acquisito più del 2% di Fiat, di Telecom, di Prismian, dell'Eni, dell'Enel, di Generali, eccetera, dei maggiori gruppi economici italiani. E inoltre diverse grandi imprese cinesi hanno messo delle filiali, soprattutto commerciali, ma che mettono anche le antenne sul mercato italiano, per eventuali anche investimenti futuri, in molte zone dell'Italia. Insomma, l'Italia, che non era considerata fino al 2008 dalla Cina, negli ultimi 2-3 anni diventa in Europa uno dei paesi in cui maggiormente crescono. I livelli sono ancora minori rispetto a Germania, Regno Unito, la Francia, eccetera, ma in cui crescono rapidamente. Vi sono inoltre oltre 320.000 immigrati cinesi in Italia, quasi tutti provenienti da una città, Wenzhou. E per cui questi hanno rapporti continui con la Cina stessa, anche di tipo economico e commerciale, e mandano in Cina circa 2-3 miliardi di euro di rimesse all'anno. E molti di loro sono piccoli imprenditori. Hanno ristoranti, hanno tessili, pelletterie, bar, eccetera. Hanno molte piccole imprese, alcune quali sono diventate medio grandi. La Cina però rappresenta, oltre che un problema, anche una grande opportunità per l'Italia.
Non vi è solo l'industria del lusso, che già esporta molto in Cina ed è abbastanza presente, direttamente o indirettamente, sul mercato cinese, ma vi è ancora di più l'industria meccanica per i beni strumentali. Per molte beni strumentali l'Italia esporta molto in Cina, le macchine specializzate del tessile, dell'abbigliamento e di tanti altri tipi di settori. Esportano molto in Cina. E vi è una piccola rispetto agli altri paesi, ma rilevante presenza negli autoveicoli. Nel vino e nel turismo, ad esempio, l'Italia è indietro rispetto a Francia e ad altri paesi europei, ma sta cercando di recuperare. La Fiat FCA adesso ha fatto una politica deludente soprattutto per le automobili e ha dovuto cambiare nel corso del tempo la joint venture. Mentre nel campo dei veicoli industriali, con l'Iveco ha fatto un po' meglio in Cina, sul mercato cinese, però molto meno dei tedeschi, dei giapponesi, dei sudcoreani e degli americani. In Cina per operare occorre pazienza, però, conoscenza della realtà locale e costruzione paziente di rapporti a medio-lungo termine. Non si può fare il mordi fuggi, non rende farlo. E alcune imprese, medie e grandi, ci sono riuscite a avere buoni rapporti di successo in Cina, altre, soprattutto le piccole, che sono state nel complesso male assistite dal sistema Italia e spesso incapaci di creare consorzi e di utilizzare l'e-commerce, che potrebbe avere una grossa potenzialità sul mercato cinese, hanno spesso fallito. E qui ci vorrebbe una maggiore e più efficiente collaborazione del sistema Italia sul complesso dell'ICE, della SACE, eccetera, per permettere alle piccole e medie imprese italiane, che sono predominanti nel tessuto industriale italiano, di essere presente sul difficile mercato cinese. Grazie al professor Valli e ora iniziamo la seconda parte di domande e brevi risposte del professore, sia in prevalenza di studenti ma non solo. Allora, iniziamo con Leonardo Esposito, prego, iscritto alla laurea magistrale in finanza e metodi quantitativi per l'economia. Sì. Buonasera professore, la mia domanda è questa. L'Unione Europea, come lei stesso ricordava questa sera, sta considerando la possibilità di riconoscere la Cina come economia di mercato, con tutte le implicazioni che questo vorrebbe dire. Questo eventuale riconoscimento potrebbe contrastare con la politica di transizione che ha avviato la Cina da economia basata sull'export a economia con una prevalenza di mercato interno e allo stesso tempo, in modo speculare, le difficoltà della Cina in questa transizione potrebbero essere una delle cause principali della pressione che la Cina sta esercitando proprio in questo periodo per questo riconoscimento? Rispondo una per una. Allora, la domanda è molto interessante e il problema dei rapporti e della posizione della Cina e che il paese vorrebbe cambiare strategia economica, come ho descritto in precedenza, ma ci riesce solo parzialmente, proprio perché se riduce la spinta propulsiva dell'industria, la produttività cresce di meno, spostando l'economia verso i servizi. E i servizi sono meno esportabili che i beni manufatti. La maggior parte dei servizi non sono esportabili, sono per il mercato interno. E questo può creare già un problema sul surplus della bilancia commerciale e della bilancia dei partiti correnti, che diminuisce a questo punto. E quindi si trova con dei vincoli sempre maggiori. Il vincolo che se cerca di spostarsi rapidamente sui servizi perde un po' l'accumulazione di mezzi finanziari dati dal surplus della bilancia dei pagamenti.
si è ridotto fortemente il surplus della bilancia di pagamenti rispetto al periodo pre-2008. E anche c'è il problema che la produttività cresce di meno e quindi il prodotto cresce di meno. E quindi vi è l'ultimo tentativo di ritornare un po' indietro, cercando di stimolare con la svalutazione ancora le esportazioni. Ok, ora la professoressa Esther Bianchi, che è docente di lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale, appartiene al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane della Formazione. Prego. Grazie. Beh, volevo innanzitutto ringraziare professor Valli per questa lezione così stimolante e così chiara anche per i non addetti ai lavori. Io sono una classicista, devo dire, è stata veramente illuminante. La ringrazio anche in nome dei miei molti studenti presenti in sala. La domanda che le volevo fare in realtà è strutturata e doppia, è sul piano politico istituzionale e su quello più economico. Come sa, nel marzo del 2015 David Shambaugh è uscito con una dichiarazione che ha avuto molta risonanza, perché ha previsto, o quantomeno ipotizzato, la prossima imminente caduta del sistema unipartitico, e questo, secondo Shambaugh, sarebbe avvenuto proprio in seguito al rallentamento brusco dell'economia cinese e quindi alla conseguente difficoltà di porre in atto tutte quelle riforme sociali ed economiche che Xi Jinping invece ha messo nel proprio programma di governo. Ecco, la mia domanda è questa: ritiene plausibile questa ipotesi? Ritiene plausibile davvero che nel giro di poco la Cina possa fare a meno del sistema unipartitico che nel bene o nel male ha tenuto in piedi e sicuramente ha tenuto insieme la Cina per vari decenni? Invece la seconda domanda è più semplice ed è una mia curiosità personale. Qual è secondo lei la conseguenza e l'effettiva portata dell'inserimento del renminbi, dello yuan, nel paniere delle valute di riserva? Grazie. Anche queste sono due domande molto importanti. La prima, la risposta secondo me è questa. Il rallentamento della crescita cinese sicuramente può mettere parzialmente in crisi la stabilità politica del paese, però non lo farà crollare. Il crollo, la storia insegna che il crollo o l'instabilità politica forte si ha quando vi è una depressione. La depressione non vuol dire crescere del 6% rispetto al 14% o al 9%, ma vuol dire una diminuzione del PIL per vari anni, molto forte. Pensiamo a cosa è successo in Grecia, all'instabilità politica greca, e quando la Grecia è andata in grossa depressione, in cui il PIL diminuiva fortemente per vari anni. Se ci fosse una situazione di questo genere, allora sì, il sistema politico sarebbe in grosso pericolo. Finché c'è una crescita, graduale discesa della crescita dal 14%, che era eccezionale però nel 2007, e del 9-10% degli anni precedenti, al 7, e poi al 6, poi al 5, poi al 4, e poi forse al 3, non credo che questo pericolo ci sia, perché c'è i tempi di aggiustamento istituzionale, politici e sociali a questa diminuzione del tasso di crescita. Se invece si va a crescita negativa e per vari anni di seguito, allora probabilmente c'è un crollo. C'è però un altro problema, che è questo, che se le disuguaglianze continuassero ad aumentare, adesso le disuguaglianze nei redditi come indice Gini non aumentano più dal 2008, ma come ricchezze continua a aumentare, la polarizzazione della ricchezza continua a aumentare, e questo può provocare, se questo processo continua per tanti anni, può provocare tensioni sociali non indifferenti. Poi
c'è una differenza molto forte. Quando noi parliamo, ad esempio, del problema del mezzogiorno in Italia, noi parliamo del mezzogiorno che ha un reddito pro capite che è meno della metà di quello del nord. E la regione più povera rispetto alla regione più ricca ha una differenza da 1 a 2 rotti, 2,5 circa. Mentre in Cina le differenze sono dell'ordine 7-8 tra la provincia più povera e la provincia più ricca. Qui sono enormi. Anche qua negli ultimi tempi la strategia, la politica fatta in Cina sta tendendo a ridurlo, per cui per la prima volta negli ultimi anni alcune province più povere sono cresciute di più delle province più ricche. E questo può essere un fattore di relativa stabilità. Se continuava invece, o se continuasse il processo di continua divaricazione anche a livello territoriale, anche tenendo presente che nelle zone vicino al Tibet, o tibetane, o nelle zone invece degli Uiguri, eccetera, lì le minoranze etniche sono maggioranza in alcune zone, e quindi potrebbe esplodere anche fenomeni etnici molto forti, più gravi di quelli che già sono esplosi, allora effettivamente ci potrebbero essere grossi problemi politici, perché allora ci sarebbe una repressione ancora più forte, con la ribellione rispetto alla repressione e così via. Tuttavia penso che il problema si porrà di più se la crisi diventa veramente crisi e non solo rallentamento, e se le disuguaglianze crescono oltre a certi livelli. Secondo problema è che qua è un problema che prenderei un po' più da lontano, ma sempre brevemente. Se guardiamo la storia economica del XX secolo e dell'inizio del XXI secolo, vediamo che la potenza economica, dopo un po' di anni, diventa potenza militare. Dopo un po' di anni diventa potenza finanziaria e potenza politica. Con distanza di pochi decenni, i paesi più grandi economicamente sono diventati paesi più forti militarmente, più forti politicamente e, con ancora un po' di ritardo, più forti finanziariamente. Quindi se la Cina continua a crescere molto più degli Stati Uniti, diventerà il paese più forte finanziariamente, ma non domani o dopodomani, tra 20-30 anni. Tuttavia, il rallentamento che è generato dalla crescita della Cina fa pensare che il gap di velocità di crescita rispetto agli Stati Uniti si riduce nel tempo e si può anche fermare. Faccio un esempio storico. Il Giappone, alla fine degli anni Ottanta, sembrava superare gli Stati Uniti in molti settori, non come economia complessiva, ma in molti settori. E negli anni 90 si è fermato. L'Italia e gli altri paesi dell'Europa occidentale hanno avuto una crescita più forte degli Stati Uniti da livelli più bassi di partenza per gli anni 50, 60, 70 e 80, ma molti dei paesi europei sono fermati negli anni 90 e 2000 e gli Stati Uniti hanno recuperato rispetto alla fine degli anni 80. Cioè, a un certo livello i giochi di potere sono così complessi che e i trend di fondo possono cambiare così tanto che prevedere in modo preciso il futuro è praticamente impossibile. Allora, Federico Ferrante, prego, è iscritto al terzo anno di economia aziendale. Buonasera professor Valli, io volevo sapere se esisteva una relazione tra la bolla speculativa che si è creata nel settore immobiliare e il PIL, e inoltre volevo sapere quali misure doveva prendere il governo cinese per evitare che questa bolla immobiliare scoppi e la formazione di nuove ghost town. La bolla del mercato immobiliare è stata molto importante e si riproduce ogni tanti anni. E voi dovete pensare che la proprietà privata degli immobili è una cosa abbastanza recente in Cina. E la ricchezza
la crescita della ricchezza dei ceti medi alti per potersi permettere di comprare un'abitazione è stata riservata prima a una quota molto piccola della popolazione e poi via via crescente. Quindi man mano che cresce questo, si cresce una bolla non solo congiunturale, ma strutturale, tendenziale, sotto i quali però si disegnano fluttuazioni molto forti. Perché? Perché se la domanda di abitazione cresce fortemente, più dell'offerta, i prezzi degli immobili crescono fortemente e questo può indurre molti operatori economici a speculazione sempre maggiore e a un surplus, alla produzione di un surplus di abitazione come è successo nel 2013-2014, a fine 2013-2014 e quindi poi, quando l'offerta diventa superiore alla domanda, ha una caduta dei prezzi che stanno riprendendo solo negli ultimi mesi, ma che non hanno ancora esaurito gli stock di immobili invenduti che ci sono in certe zone, in certe città, sia di prima che soprattutto di seconda e terza fascia. Quindi c'è una tendenza strutturale verso una bolla immobiliare che ogni tanto scoppia e quindi ci sono queste fluttuazioni. Tuttavia c'è, forse rispondendo anche a un'altra domanda, c'è una minore relazione delle bolle immobiliari con la finanza in Cina di quanto ci sia, ad esempio, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, fino al 2007, era possibile acquistare abitazioni con un mortgage, con un mutuo ipotecario, per il 100% del valore delle abitazioni. Anche se non si aveva soldi, si andava da una banca, ci si poteva dare i soldi per comprare abitazioni. E finché i prezzi salivano, la banca, se tu non pagavi le rate, semplicemente ti portava via la casa e la rivendeva a un prezzo superiore, quindi non ci perdeva, ma ci guadagnava. Quando invece, per l'aumento dei tassi di interesse, la domanda è cresciuta un po' di meno, i prezzi hanno cominciato a scendere leggermente, c'è stato lo sbollo della bolla, c'è stato lo scoppio della bolla e quindi è cominciata la grande crisi finanziaria. Ma perché c'è una correlazione molto stretta tra la finanza e l'immobiliare, il mercato immobiliare. In Cina è molto inferiore questa correlazione, perché in Cina bisogna mettere il 30% di liquidità subito e bisogna porre delle garanzie notevoli per poter avere un mutuo ipotecario. E quindi i rischi delle banche sono molto minori nel momento in cui concedono il finanziamento. E questa è un'importante differenza. La differenza però si sta attenuando nel tempo, man mano che il mercato finanziario per l'edilizia sta crescendo. Gabriele Castelli, scritto alla magistrale in finanze, metodi quantitativi per l'economia. Prego. Buonasera a tutti. Vorrei chiedere al professor Valli se in relazione ai rapporti che la Cina intrattiene ed ha intrattenuto con i paesi in via di sviluppo, soprattutto dell'America Latina e dell'Africa, si possa parlare di neocolonialismo moderno. In particolare, quali sono le determinanti e le eventuali ripercussioni sugli equilibri mondiali? Grazie. Senz'altro si può parlare parzialmente di neocolonialismo, però forse minore di quello che facciamo noi con i paesi africani e dell'America Latina. Cioè, certamente sono forme di neocolonialismo, ma i paesi occidentali lo fanno ancora di più. In quanto la Cina in genere fa programmi in cui investe ad esempio in infrastrutture importanti e dà degli aiuti per pagare il costo, parzialmente il costo di queste infrastrutture, come dei prestiti che verranno gradualmente restituiti man mano che l'investimento va avanti e diventa produttivo. Hanno molti meno vincoli di quello normalmente impongono sia l'organizzazione internazionale come la World Bank o il Fondo Monetario Internazionale
sia i singoli paesi europei o gli Stati Uniti quando danno, fanno forme di rapporti di questo tipo con i paesi in via di sviluppo. Quindi, senz'altro, una forma di neocolonialismo, e in alcuni paesi africani c'è già un risentimento rispetto a alcuni tipi di politiche fatte dai cinesi, però forse minore di quanto facciamo noi. Valentina Sommella, docente di storia e culture dell'Asia orientale al Dipartimento di Scienze Politiche. Prego. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio sia il professor Signorelli per aver organizzato questo incontro estremamente interessante, sia il professor Valli che tanti studenti di discipline diverse ha riunito qui oggi, dall'economia alle scienze politiche, alle lettere. E ho una domanda in particolare da porgli sugli impegni presi da Xi Jinping in occasione, nel dicembre scorso a Parigi, in occasione della COP21, la ventunesima conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Impegni importanti che Xi Jinping ha preso. E anche se sul medio periodo, perché appunto espletabili diciamo non immediatamente ma entro il 2030, quindi impegni che sono stati definiti a maglie larghe, ma che tuttavia avranno un impatto sull'economia cinese qualora fossero veramente rispettati ed applicati. E appunto volevo chiedere al professore di precisare questo impatto sull'economia cinese degli impegni presi. Grazie. Il problema dell'ambiente è un problema fondamentale per la Cina del futuro e anche per la Cina del presente. E quindi questa domanda è molto importante. Parigi ha segnato un grosso cambiamento rispetto all'accordo di Kyoto, perché l'accordo di Kyoto non teneva conto dei maggiori paesi emergenti o in via di sviluppo, come la Cina, l'India, eccetera. Mentre l'accordo di Parigi tiene conto anche della Cina e dell'India, nonostante la resistenza indiana in particolare a alcuni punti dell'accordo. Per quanto riguarda in particolare la Cina, sta già avendo un effetto in questi giorni. Lei avrà notato che è stato deciso che 1000 delle circa 2000 miniere di carbone cinesi verranno chiuse, facendo perdere il posto di lavoro a più di 1 milione di lavoratori. Questa è la dimensione del fenomeno. Che avranno alcuni, e ci sono stati tumulti, ci sono stati sollevamenti locali nelle zone, nelle aree del paese. D'altra parte, la politica cinese non può continuare a produrre energia elettrica e altra energia in grande misura col carbone, che è la fonte energetica più inquinante. E sta tentando, d'altra parte, di spingere verso le rinnovabili o verso l'uso del gas e delle derivate del petrolio, e in parte del nucleare. Ma chiaramente, come lei ben sa, mentre l'impatto pro capite di creazione, ad esempio, di CO2 della Cina è molto inferiore a quello americano e anche a quello medio europeo, l'impatto totale è il maggiore del mondo, ha superato gli Stati Uniti da alcuni anni per inquinamento da CO2. Emissione di CO2. Perché la popolazione cinese è enorme, perché l'espansione industriale cinese è stata molto ampia e soprattutto in settori dell'industria pesante come i cementifici, le acciaierie, eccetera, che invece gli Stati Uniti hanno in parte smantellato e l'Europa anche in parte ridotto, e quindi l'inquinamento è molto forte. E quindi le misure che deve prendere il governo cinese devono essere molto più drastiche di quello che hanno preso sul tempo i governi europei e in misura molto alterna i governi americani.
L'impatto sulla crescita economica ci sarà, però la Cina si è dimostrata capace di cavalcare anche alcuni aspetti favorevoli. Ad esempio, è diventato il maggiore produttore mondiale di pannelli solari che esporta in tutto il mondo. E prima gli Stati Uniti e poi l'Europa hanno dovuto introdurre delle misure antidumping, lo chiamano, per ostacolare la penetrazione dei pannelli solari cinesi sui mercati mondiali. È diventato anche un importante produttore, meno, con una quota di esportazione minore rispetto ai pannelli solari, di pale eoliche. E la BYD, l'impresa cinese molto importante, un'impresa che fa le batterie per le auto elettriche e per altri tipi di cose, tra i maggiori produttori del mondo, e se la filiera delle auto elettriche o delle auto ibride verrà portata avanti con decisione, come il governo cinese ha annunciato ma non ancora attivato in modo sufficientemente energico, potrebbero diventare in quel comparto il paese leader del mondo, dato la grande importanza, per esempio, la circolazione automobilistica, dell'impatto sull'ambiente delle grandi città. Attualmente devono fare delle misure come targhe alterne, come contingentamento nella registrazione degli autoveicoli, eccetera, perché sia la congestione sia l'inquinamento è troppo alto nelle grandi zone urbane. Ma se fossero la maggior parte degli autoveicoli nelle zone urbane funzionanti, auto ibride funzionanti nelle zone urbane e sull'elettrico e auto elettriche, questo si potrebbe ridurre fortemente. E quindi c'è una grossa propensione della Cina di specializzarsi in questo settore, in cui i giapponesi sono molto più avanti nelle auto ibride e in parte anche i tedeschi e gli americani, ma sulle auto elettriche non sono molto avanti. Ed è questo un settore in cui la Cina potrebbe ridurre l'inquinamento e diventare leader a livello mondiale. Allora, Eris Corbaxi, prego. Studente del terzo anno di economia aziendale. Allora, buonasera a tutti, buonasera professori. Allora, come ben sappiamo, è da tanti anni che la Cina ha adottato la politica del figlio unico. E così facendo si sono evitate tante nascite, secondo alcune stime anche più di 400 milioni. E io vorrei sapere, siccome l'età lavorativa si è diminuita fortemente e mentre l'età della popolazione anziana, cioè, si è aumentata, come ha intenzione il governo cinese a risolvere questa problematica che minaccia l'economia? E che impatto avrà sul futuro dell'economia cinese? Le ringrazio. Questo è anche un punto molto importante a cui ho potuto solo accennare nella mia presentazione. La politica del figlio unico sta portando effetti molto importanti che contribuiscono a spiegare, insieme alle altre cause, l'allentamento economico cinese. Perché la Cina ha avuto un periodo in cui c'è stato il cosiddetto dividendo demografico, in cui c'era una crescita molto forte di lavoratori, di persone di età lavorativa dell'epoca precedente l'introduzione del figlio unico. Dopo 20 anni circa entro sul mercato del lavoro e per alcuni anni il mercato del lavoro ha molte persone in età lavorativa e comincia ad avere meno bambini e ancora pochi anziani. Ma man mano la situazione cambia rapidamente, per cui negli ultimi anni c'è invece che i bambini sono molto pochi, gli anziani sono sempre di più e le persone che erano giovani non sono più giovani e stanno diventando anziane. Per cui la situazione sta cambiando molto rapidamente. Nel mio libro, The Economy Rise of China and India, ci sono tutte statistiche relative. Il problema però è che normalmente questo si vede come impatto su maggiori spese per le pensioni, per la cura degli anziani,
maggiori spese per la sanità, perché gli anziani hanno più malattie dei giovani normalmente, in media, e problemi di interventi sociali sostanzialmente. Mentre uno dei problemi più grossi e poco esplorati nella letteratura economica è il fatto che le persone dopo una certa età sono meno innovative delle persone più giovani. Quando la maggioranza delle persone hanno 30-40 anni, 25-30-40 anni, si fanno più start-up, si fanno più innovazioni, i manager sono più aggressivi, sbagliano magari anche di più, ma innovano di più. Quando invece le imprese hanno top manager oltre i 60 anni, hanno molta più esperienza, fanno meno errori, ma rischiano molto di meno sui mercati esterni e sulle cose, con eccezioni, perché ci sono top manager o l'imprenditore di grande successo anche dopo i 60 anni naturalmente, ma sono eccezioni. Nella media si è meno innovativi, si sono meno start-up, eccetera. E quindi il dinamismo complessivo dell'economia cambia. Cambia gradualmente nel tempo, ma cambia man mano che l'invecchiamento va avanti. Cosa ha fatto il governo cinese? Finalmente ha fatto cessare la politica del figlio unico, proprio negli ultimi mesi. Con una serie di provvedimenti ha sostanzialmente abolito la legge sul figlio unico. Però gli effetti si avranno tra 20 anni. E avrà un periodo di transizione molto difficile. Ma il Giappone l'ha avuto molto prima, noi lo stiamo avendo, la Germania lo sta avendo, la Corea del Sud ha cominciato a averlo, buona parte delle economie europee lo hanno, e una delle ragioni di fondo del rallentamento delle economie europee e del Giappone è questo, che la Cina avrà soprattutto nei prossimi anni, fino a quando. Ma vedete presente però che man mano che un paese si industrializza, man mano che le famiglie da famiglia allargata diventano famiglie mononucleari, man mano che l'istruzione femminile aumenta, l'età del matrimonio aumenta, eccetera, il tasso di fertilità diminuisce, anche indipendentemente dalle leggi che si fanno. Cioè non si potrà recuperare i tassi di fertilità precedenti abolendo la legge del figlio unico. Si potrà recuperare un tasso di fertilità adeguato alla nuova situazione economica, che è di un paese più industrializzato, più urbanizzato, più con famiglie mononucleari, più con famiglie poco stabili, più con donne che hanno i figli più tardi e quindi l'età fertile si riduce e così via. E questo è già successo e non può essere cambiato facilmente. Può essere cambiato con una politica demografica che dà un grosso sostegno, come ha fatto la Francia, dà un grosso sostegno alle famiglie con più figli rispetto alle famiglie con un solo figlio o con senza figli, dal punto di vista fiscale, eccetera, o dai servizi per l'infanzia. Ma questo richiede anche investimenti molto onerosi e la Cina finora non l'ha fatto. La Cina poi ha un grosso problema, che gli anziani un tempo ne prendeva cura sia lo Stato con la scodella d'acciaio, diciamo così, sia la scodella di riso per tutti, sia le famiglie soprattutto. Ma adesso le famiglie non si possono prendere più molto, perché c'è un solo nipote per 4 nonni. Non può farcela una sola persona a mantenere eventualmente o curarsi 4 persone. E poi perché c'è anche il problema molto grosso che stanno cercando di attenuare degli immigrati interni senza OCU, cioè senza autorizzazione al trasferimento, che non hanno molte delle provvidenze di welfare che hanno invece le persone che sono nate nelle zone urbane. E quindi sono problemi sociali che richiedono investimenti molto forti che il governo cinese solo in parte sta cominciando a fare. Invito Marsida Saulli, è iscritta anche lei al terzo anno di economia aziendale. Marsida Saulli.
Buonasera a tutti. Come sappiamo, la Cina è diciamo un paese che si è iscritto nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001 come un'economia in fase di sviluppo. La Cina da tempo afferma che secondo i protocolli dell'organizzazione l'11 dicembre 2016 gli dovrebbe essere garantito lo status di economia aperto. Certamente questo status avrebbe dei impatti sulle politiche anti-dumping che vengono applicati per proteggere i mercati europei. Quindi la mia domanda per professor Valli è la seguente: se la Cina acquisisce tale status, che impatto avrebbe lo status di economia aperta sull'Unione Europea e sulla Cina stessa? Grazie. Questa è una domanda molto importante su cui c'è un grosso dibattito in Europa, anche grosse manifestazioni a Bruxelles, 5.000 lavoratori dell'acciaio, ad esempio, recentemente a Bruxelles hanno manifestato. Perché? Perché la Cina entra nel 2001, come ha ricordato giustamente, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e era previsto che entro 15 anni ci fosse la transizione ad economia di mercato della Cina stessa e quindi la Cina dice, sono passati 15 anni, nel 2016 vogliamo essere riconosciuti economia di mercato. E qual è l'implicazione? È che contro l'economia di mercato non si hanno più molte scuse per fare le operazioni anti-dumping per l'Unione Europea di mettere delle sanzioni che impediscono, dicendo che in quei settori, ad esempio i pannelli solari, nelle ceramiche, nelle scarpe, nell'abbigliamento, i cinesi fanno manovre di dumping e quindi noi possiamo mettere tariffe o mettere altri vincoli all'importazione e quindi proteggere le nostre industrie. E questo non è più facilmente, però il problema, come avevo detto all'inizio, è che la Cina non è un'economia di mercato pure, è un misto tra economia di mercato e economia pianificata. E è vero che l'economia di mercato sta aumentando, ma non è certamente all'80%, diciamo così, o al 90% come parte dell'economia di mercato europea o americana, ma al 50% in certi settori, al 60% in altri, al 30% in altri, eccetera, dipende dal settore. E quindi anche se sta crescendo la quota di economia di mercato, è tutt'altro che un'economia di mercato perché, ad esempio, molte imprese d'acciaio sono di fatto, producono a prezzi politici l'acciaio, per favorire l'industria meccanica cinese. E quindi l'acciaio viene anche venduto all'estero, avendo l'economia di scala dei consumi interni, a prezzi, in qualche caso, dicono gli esperti occidentali, più bassi del costo. Quindi è considerato come dumping. E anche in altri comparti. E guardate bene, la cosa più importante che viene sottovalutata dalla letteratura economica è questa. I prezzi dei prodotti agricoli alimentari sono particolarmente bassi in Cina, mediamente, poi ci sono differenze. Perché? Perché una parte della produzione agricola viene data dalle famiglie allo Stato e una parte viene venduta sui mercati liberi, ma la parte data sullo Stato condiziona l'andamento dei prezzi sui mercati liberi. Mentre se fossero tutti dati sui mercati liberi, come nelle economie occidentali, i prezzi sarebbero più alti. Così invece i prezzi possono rimanere più bassi. E questo fa sì che i salari, a parità di condizioni, in termini nominali, possono essere più bassi, perché il potere d'acquisto dei salari per un bene fondamentale come gli alimenti è più basso. Anche se si va a un ristorante o a una mensa cinese, i prezzi sono molto bassi rispetto ai paesi industrializzati. E questo è un'altra forma che cambia le cose e questo deriva ancora da pianificazione. Però anche gli Stati Uniti sussidiano l'agricoltura, anche l'Europa sussidia l'agricoltura. E quindi il problema è chi sussidia di più e che impatto è maggiore. A mio parere la Cina di fatto riduce ancora più degli altri paesi i prezzi dei beni agricoli alimentari di base. Però bisognerebbe fare studi molto approfonditi, molto difficili per
riuscire a capire chi dà più contributi all'agricoltura e al sostegno della produzione agricola. Quindi, per concludere, voi come sapete gli Stati Uniti e i paesi dell'Europa meridionale sono contrari al fatto che si dia alla Cina la qualifica di economia di mercato, perché questo renderebbe più difficile mettere misure antidumping in settori sensibili come per l'Italia le ceramiche, le calzature e l'acciaio, ad esempio, no? Ma anche per altri paesi europei. Mentre il Regno Unito e la Germania sono favorevoli, gli Stati Uniti sono contrari. La Cina però è disposta, dagli ultimi colloqui informali, a andare gradualmente e a fare un accordo bilaterale con l'Unione Europea che permetta di condizionare l'assegnazione dello Stato di economia e mercato all'introduzione di alcuni correttivi che per alcuni anni possono non danneggiare troppo l'economia europea. Perché se venisse fatto dall'oggi al domani, alcune previsioni dicono che l'economia europea perderebbe, ceteris paribus, il 2% del PIL e ci sarebbero intorno a 2,8 milioni di minori occupati. Però non verrà fatto da un giorno all'altro e non verrà fatto senza condizioni, se verrà fatto. Invito a porre la domanda a Marco Tiberi. È iscritto alla laurea magistrale in finanza e metodi quantitativi per l'economia. Buonasera professore. Io volevo chiederle questo. Consapevoli comunque dell'importanza della crescita dell'economia cinese, secondo lei sarebbe possibile prevedere una ripresa della nostra economia e dei nostri mercati puntando invece su quelle che sono le politiche di incentivo al rientro, in considerazione comunque del costo sempre maggiore del lavoro in Cina e in considerazione di politiche di trattamento e di trasparenza che diciamo differiscono molto da quelle che sono le imprese cinesi e da quelle che sono le imprese straniere, appunto come quelle nostre? Questo è anche molto importante. Qua vi è un problema che quando si parla di competitività internazionale della Cina nei riguardi dell'Italia o di altri paesi europei, eccetera, bisogna guardare non solo al costo del lavoro, salari più oneri sociali, ma al costo del lavoro per unità di prodotto, salari più oneri sociali diviso per la produttività. Ora, fino a quando i salari e gli oneri sociali, il costo del lavoro, cresce più della produttività e fino a quando i costi del lavoro per unità di prodotto crescono di più dell'Italia o di altri paesi europei, la Cina, a parità di altre condizioni, perde competitività se non svaluta. Quindi sempre a parità anche di tasso di cambio. Ma se, ad esempio, l'Italia non è in grado di far crescere la produttività, anche se mantiene fermi i salari, il costo del lavoro di proprietà prodotto non diminuisce e può addirittura aumentare. E quindi può non avere vantaggi da quel punto di vista nei confronti della Cina. Potrà avere altri tipi di vantaggi, ma non da quel punto di vista. Tuttavia, forme di reshoring ci sono già state nei settori dove abbiamo un certo vantaggio tecnologico nei confronti della Cina. Ad esempio, nel settore delle macchine specializzate, alcuni facevano produzione in Cina e adesso si sono importate in parte in Italia. Certi beni di consumo, alcuni facevano la produzione in Cina, almeno alcune fasi di produzione in Cina, adesso sono importate in parte in Italia. Però se si guarda gli investimenti italiani che vanno in Cina rispetto a quelli che ritornano indietro, sono maggiori i primi che i secondi anche oggi. Però crescono fortemente gli investimenti cinesi in Italia. Quindi c'è una situazione molto più complessa attualmente. Un po' di reshoring, un po' di continuazione di investimenti italiani là, un po' di maggiori investimenti cinesi qua. Dipende molto dal settore, eccetera. Però, come tendenza di fondo, bisogna ricordare una cosa, che la Cina già oggi ha il maggior numero di ricercatori, di addetti alla ricerca e sviluppo del mondo, ha superato gli Stati Uniti.
ed è il secondo grande spenditore di spese per ricerca e sviluppo del mondo dopo gli Stati Uniti, ma riducendosi il gap via via. E spende più del 2% del PIL in ricerca e sviluppo, mentre l'Italia spende l'1,2%. E non aumenta, non è aumentato negli ultimi 30 anni. Era l'1,1, adesso è l'1,2. Ma più perché il prodotto non cresce, quindi che perché aumenta molte spese per ricerca e sviluppo. Quindi, quindi se l'Italia aveva dei punti di forza tecnologica rispetto alla Cina, ancora ce l'ha in certe nicchie e sta perdendo tutti, o gran parte. Oppure alcune imprese italiane di punta vengono comprate dai cinesi, come l'Ansaldo Energia, o come si sta parlando anche di altre parti dell'Ansaldo, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, le implicazioni possono essere molto complesse e il trend purtroppo è a nostro sfavore. Allora, invito Gianni Gubbini. Stiamo arrivando verso le ultime domande selezionate delle molte che ho ricevuto. Sì, okay, allora, innanzitutto buonasera. Vorrei chiedere al professor Valli se ritiene che vi siano effetti rilevanti per la crescita economica mondiale ed eventuali rischi di bolle speculative o calli della domanda derivanti dalla trasformazione dell'economia cinese degli ultimi anni, che ha visto un calo di produzione nel settore primario dell'agricoltura e nel settore della manifattura e un aumento in quelli dei servizi immobiliari, della moda e tecnologico, in particolare con la società Lenovo che ha acquisito la divisione PC della IBM e della Motorola. Grazie. Bene, in parte ho già risposto nella mia presentazione a questo, però è una domanda molto importante perché le bolle stanno crescendo, sia la frequenza delle bolle e quindi anche degli scoppi delle bolle, sia la portata, le dimensioni delle bolle, perché man mano che aumenta la ricchezza, man mano che aumenta la ricchezza impegnata in azioni e quindi sui mercati finanziari, man mano che aumenta la ricchezza impegnata negli immobili, quindi sul mercato immobiliare, eccetera, le dimensioni delle bolle crescono e siccome il tasso di risparmio cinese è molto alto, crescono a un ritmo molto più elevato di quanto crescono in altri paesi. E quindi l'impatto delle bolle e dello scoppio delle bolle sull'economia mondiale non solo è già forte, ma continuerà a crescere nel tempo se le autorità e i politici economici non riusciranno a mettere sotto controllo. In parte ci riescono perché hanno più mezzi, più strumenti di noi per mettere sotto controllo il mercato finanziario e il mercato borsistico. Li hanno, ma li stanno perdendo. Per un'analisi più approfondita le segnalo di guardarsi il sito dell'Osservatorio sulle economie emergenti di Torino, in cui una serie di piccoli interventi, due pagine ciascuno, di De Aglio, mio, di Ippolito e di altri, e proprio sui rapporti anche tra finanza e economia in Cina, in cui c'è un'analisi un po' più approfondita che non posso fare in pochi minuti. Allora, invito Edison Ndreka a porre la propria domanda, prego. Buonasera professor Valli, buonasera a tutti. Volevo chiedere se vedendo che il debito totale privato cinese è al 200% del PIL, il quale per 160% è delle imprese e per 40% è delle famiglie, pensa che il governo centrale farà qualcosa per cercare di ridurre il debito delle imprese, magari con politiche monetarie espansive, dato il suo livello di debito pubblico al 40% del PIL, oppure magari anche tramite politiche fiscali leggere? Grazie. Beh, questa situazione è molto importante, anche se attualmente il debito pubblico percentuale del PIL è cresciuto, è arrivato a circa il 55%, quindi sta crescendo. Però il 55% contro il nostro 230%, contro il nostro
132%, scusate, 132% e contro il Giappone che ha un rapporto debito pubblico ancora maggiore. E l'indebitamento complessivo cinese, sia delle famiglie, sia delle imprese, sia della pubblica amministrazione, è di poco inferiore a quello della Germania e degli Stati Uniti attualmente, anche se la composizione è diversa, come lei ricorda. E la Germania e gli Stati Uniti vanno avanti tranquillamente, la Cina può andare avanti ancora per un po'. Tuttavia, il fare una politica monetaria espansiva può essere anche pericoloso, perché laddove si è fatta una politica monetaria espansiva si è permesso ceti di risparmio di investire di più in investimenti produttivi, ma anche si è dato una quantità di mezzi finanziari agli speculatori che costruiscono le bolle a prezzo molto basso, tasso di interesse vicino allo zero o comunque molto basso, e la leva può essere molto grande. Ora la Cina, rispetto, come dicevo prima, rispetto ai paesi occidentali, ha maggiori controlli finanziari rispetto a quelli che ha gli Stati Uniti o la Banca Centrale Europea nell'Eurozona. Tuttavia, questi controlli possono essere in molti casi elusi, e poi ha un maggiore importanza della cosiddetta shadow banking, delle banche occulte, delle banche sommerse, delle banche ombra, che sono molto poco regolamentate, mentre le banche pubbliche, prevalentemente pubbliche e legali, sono molto regolamentate, le shadow banking è poco regolamentate. E quindi ha più strumenti di controllo, ma soprattutto sulla parte legale, meno sulla parte ombra, e questa sta crescendo come dimensioni. La finanza sta esplodendo anche in Cina, e quindi i problemi probabilmente si accresceranno nel futuro. Allora, io direi, vista l'ora, ci sono due o tre domande finali, di farle tutte assieme e poi dare 5 minuti al professor Valli per rispondere assieme. Allora, Marco Zarifkar, prego, e poi a seguire Mattia Lamagna. Prego. Allora, io volevo chiedere al professor Valli, inquadro un attimo la domanda. Ho fatto una ricerca sulla Cina e ho visto che il sistema bancario ha utilizzato prevalentemente forme di finanziamento fuori bilancio ultimamente per accrescere le attività totali ad un livello di 3 volte superiore alle dimensioni del PIL. Quindi è un problema che mette a rischio la stabilità del paese, e soprattutto perché i crediti non sono performanti. Quindi c'è il rischio che questi crediti, raddoppiando dal 2014 al 2015, in concomitanza ad un rallentamento del PIL, possa segnare un, cioè ci si potrebbe trovare, chiedo a lei, in una situazione simile a quella del 2008 degli Stati Uniti con i mutui subprime, e inoltre se questa tipologia di rischio come potrebbe essere gestita dalla banca cinese. Mattia Lamagna, terzo anno di economia aziendale, e poi anche Mattia Melani. Prego. Buonasera. Volevo chiedere al professor Valli, alla luce dei dati che lei ha messo sulla slide prima, del 41% dell'incisività dell'indice borsistico di Shanghai sull'economia, sulla crisi cinese, se eliminiamo l'incidenza della moneta e il 150% della bolla speculativa, quel 41%, c'è la probabilità che cali oppure rimane sempre allo stesso livello? Allora, Mattia Melani non c'è, c'è una domanda, vuoi fare una domanda? Velocemente, poi solo 5 minuti e poi dobbiamo chiudere, brevemente. Buonasera. Alberto Mossoni. Vorrei anche ringraziare il professor Signorelli di questa grande opportunità e il professor Valli per la sua relazione, veramente molto chiara anche per i non addetti ai lavori. Io sono un economista,
non sono un economista, sono laureato in economia qui nel 69, e però sono un marketer, sono un uomo di marketing. E mi occupo da 30 anni di marketing internazionale. L'ultima slide riguarda le implicazioni per l'Umbria, per l'Italia. Ecco, vorrei fare una domanda sulle implicazioni per le imprese umbre, per il settore manifatturiero umbro. Come lei sa, probabilmente il nostro settore, il nostro tessuto economico è di piccole e medie imprese. I settori trainanti sono la meccanica, la moda, il fashion, l'agroalimentare. Questi sono i settori principali. Ecco, le nostre piccole e medie imprese hanno difficoltà sui mercati internazionali. L'export dell'Umbria è lo 0,9 di quello italiano contro un PIL che è l'1,4, quindi la propensione all'export è molto più bassa. Allora, secondo lei, quali strategie sarebbero più adatte per le nostre piccole e medie imprese per accrescere la loro quota di internazionalizzazione e di esportazione verso il mercato cinese? Quindi, se la strada di spingere sull'export, cercando magari di trovare dei canali anche in joint venture, l'apertura di negozi, per esempio questo già lo fanno il nostro re del cashmere, Brunello Cucinelli, già una serie di negozi in joint venture, oppure se invece trovare dei partner locali per delocalizzare la produzione. E però qui viene fuori poi il rischio che magari si cede know-how, si cede tecnologia, eccetera, e poi il partner cinese potrebbe dopo un po' abbandonare, quindi con il rischio di abbandono e di perdere questo know-how. Grazie. Ok, grazie. Diciamo 5-6 minuti, prego. Allora, tutte domande che chiederebbero molto più tempo, ma perché sono importanti, però alcuni cenni di risposta. Uno, un po' da due interventi, l'indice, l'andamento della borsa. L'andamento della borsa e la caduta dell'indice di borsa che c'è stato dal 12 giugno al 2 ottobre 2015, poi c'è stata la parziale ripresa e poi c'è un'ulteriore caduta del 24% della borsa cinese. Che importanza può aver avuto e che conseguenze può avere? Ora, bisogna tenere presente una cosa, che della ricchezza cinese oltre il 40% è in immobili e solo il 9% è in azioni. Quindi, nonostante questo, data la grandezza della Cina e dell'economia cinese, della finanza cinese, che via via crescente, se noi sommiamo la capitalizzazione della borsa di Shanghai, quella di Shenzhen, le due borse cinesi, e circa metà di quella di Hong Kong, che Hong Kong ha anche quotazione di imprese non cinesi, quasi la metà sono di imprese cinesi, quindi la capitalizzazione delle due borse cinesi e di metà delle borse di Hong Kong, noi arriviamo alla seconda grande borsa mondiale, sistema di borsistico mondiale, dopo gli Stati Uniti e prima del Giappone, prima di Londra e prima dell'Europa, di Germania, Francia, eccetera. Quindi questo ci dà un'idea, ma queste sono solo il 9% delle attività della ricchezza privata cinese. Stanno crescendo però, man mano che i ceti medi e alti stanno aumentando il numero e la ricchezza. E quindi i problemi attuali sono già importanti, ma possono diventare esplosivi anche solo tra 5-10 anni, se continua questo trend, cioè il trend di aumento della ricchezza, di polarizzazione della ricchezza e di aumento delle dimensioni delle borse cinesi, col passaggio ad esempio dal 9% al 20-30%, che invece è più in media in molti paesi, gli Stati Uniti circa il 30% e oltre, che è investito in azioni. Quindi i problemi del futuro saranno ancora maggiori di quelli presenti. Ora, nella prima caduta del 41%, la Cina ha fatto una manovra di cui poi si è pentita. Cioè, per far risalire la borsa, dopo aver sospeso le quotazioni, quando sono crollate, ha comprato molte azioni e i prezzi sono risaliti. E dopodiché per un po' sono continuati a risalire, poi c'è stata una seconda ricaduta. Adesso invece li lascia cadere.
interviene molto meno rispetto a prima e lascia che... Però dovete tenere presente che se sono cadute del complessivamente di oltre il 50-55% nelle due cadute, però c'è stata parziale ripresa, il prezzo, la borsa di Shanghai è salita del 150%, quindi è caduto di oltre 50 nelle due fasi messe insieme, comprendendo la ripresa, ma prima è salita del 150%. E quindi chi l'aveva comprato all'inizio dell'ascesa sta guadagnando ancora moltissimo in termini di capital gains, anche se ha perso una parte dei capital gains, un terzo dei capital gains. E quindi la PIL per molti ricchi cinesi c'è, di investire sempre più in azione, eccetera, e quindi probabilmente la percentuale non sarà nel futuro il 9%, ma diventerà il 15%, il 20%, il 30%. Le dimensioni del mercato cinese sono già enormi, il mercato borsistico, se aumenta la proporzione e aumenta la ricchezza, supererà le dimensioni del mercato americano, mettendo insieme sia New York sia Nasdaq. E allora lì l'impatto su tutte le borse mondiali sarà enorme. Alcune imprese cinesi stanno già quotando a New York e in altre borse, oltre attualmente a Hong Kong. Per cui le interrelazioni sono ancora più complesse, diventano sempre più complesse. E l'impatto di stabilità finanziaria in Cina può ripercuotersi ancora più in grande sui mercati finanziari mondiali. E quindi questi sono problemi venuti fuori da un paio di domande che sono molto importanti. Intanto che ci dici qualcosa sull'economia umbra, per quanto non so la conosci, comunque è stata accennata, voglio ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Dipartimento di Economia, il Dottorato in Economia, il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Fisodorelli e la Fondazione Ranieri di Sorbello per sostenere questa e altre mie iniziative. Ci dici qualcosa anche su... Sì, l'economia umbra... non ho mai studiato in particolare l'economia umbra, però ho studiato alcuni pezzi dell'economia italiana in diverse regioni e c'è nei riguardi dell'esportazione su mercati difficili come quelli cinesi o degli investimenti e esportazione su mercati difficili come quelli cinesi un problema comune a molte regioni italiane, in particolare all'Umbria, alla Toscana, eccetera, ma anche in parte del Piemonte, anche parte della Lombardia, parte del Veneto, soprattutto dell'Emilia Romagna, quindi anche delle zone del nord, che è quello che il tessuto è fatto in molti casi di piccole e medie imprese. E le piccole e medie imprese in genere non hanno la forza sufficiente di aprire un'antenna significativa in Cina, di cominciare a penetrare pian piano, di crearsi tutti i collegamenti, di crearsi le joint venture giuste, di crearsi i collegamenti con la distribuzione giusta o rifare le proprie catene dirette in franchise in un altro modo. Non hanno le possibilità e poi hanno anche difficoltà ad avere il supporto a livello culturale, linguistico, culturale. Persone che conoscono la cultura cinese, conoscono il mercato cinese intimamente. Perché queste costano, perché il costo del lavoro cinese è molto più basso che in Italia ancora oggi, in media. Ma per certi tipi di specializzazioni è anche più alto dell'Italia. Per cui costa caro. E quindi se vanno da sole rischiano di fare un bagno. Imprese molto piccole, molto medie, a meno che non abbiano una nicchia molto particolare di mercato in cui magari sono leader mondiali, sono piccole ma sono leader mondiali in una nicchia piccolissima, allora possono far molto bene, proprio per il monopolio di conoscenze in quella nicchia. Ma se invece non hanno una nicchia particolare in cui hanno un monopolio di conoscenze molto forte, possono andare male se vanno da sole. Allora dovrebbero consorziarsi. Il guaio grosso dei consorzi in Italia è che raramente funzionano, perché raramente i consorzi vengono spesso dominati da imprese un pochettino più grandi delle altre,
che fanno i loro affari, non gli affari di tutto il consorzio e tutte le imprese del consorzio, le altre ci perdono e non partecipa più il consorzio. E il consorzio muore. E quindi da questo punto di vista è molto importante operazioni che rendino più trasparente e più democratico il funzionamento dei consorzi. Soprattutto più trasparente, in modo tale che i consorzi rappresentano veramente tutte le imprese consorziate e non le più forti tra le imprese consorziate, perché sennò non hanno vita lunga. E in Cina bisogna avere vita lunga per arrivare al profitto, perché i primi anni i costi sono maggiori di genere dei profitti. Solo perseverando per molto tempo e trovando i canali giusti, trovando l'intermediazione giusta, possono avere successo. Per cui, mentre medie e grandi imprese hanno qualche storia di successo e qualche storia di fallimento, le piccole imprese spesso hanno storie quasi solo di fallimento e i consorzi non sempre riescono ad agire. Faccio l'esempio del campo dei vini, su cui una mia laureanda sta facendo una buona tesi. L'esportazione e gli investimenti diretti delle imprese enologiche italiane in Cina e affrontate con quelle della Francia. La Francia è molto più avanti di noi, esporta molto di più, esporta a prezzi più alti mediamente, e tranne che negli spumanti è molto distante dall'Italia come quantità e come volume di affari. Però la Francia sa consorziarsi meglio se sono produttori piccoli e medi e ha una media di grandezza dei produttori maggiore di quella dell'Italia. Noi avremo potenzialità molto grandi, ma non riusciamo a sfruttarla. E quindi stiamo cercando di recuperare rispetto alla Francia, ma siamo molto indietro. E come livelli di esportazione ci supera anche il Cile, ci supera l'Australia, gli Stati Uniti, oltre che la Francia. E ci sono difficoltà grosse. Possono essere superate nel campo dell'alta moda, Cucinelli e tanti altri. Posso insegnare che l'alta moda italiana ha una pila, però anche lì ci vogliono investimenti di lunga durata e ci vogliono anche manifestazioni di carattere esterno, nel senso che manifestazioni culturali che fanno riscoprire la ricchezza della cultura italiana possono avere un apporto indiretto più importante di promozione sul prodotto immediata, perché il prodotto immediato non è conosciuto. Mentre se si riesce a inserire il prodotto in un discorso culturale che faccia valorizzare la cultura delle province, delle zone di produzione, complessivamente questo, nel medio e lungo termine, non nell'immediato, può avere una ricaduta molto importante. Il guaio è che per fare questo ci vuole che il sistema Italia ci sia e non sia fatto da tante mille iniziative isolate, che i consorzi funzionano, che l'ICE funzioni, che l'ASACE funzioni e così via. E soprattutto che le banche funzionino. Perché un altro grosso difetto, molte banche italiane hanno una filiale o un ufficio di rappresentanza in Cina, ma non assistono sufficientemente quanto potrebbero le imprese italiane che hanno rapporti con la Cina, mentre quelle tedesche lo fanno alla grande, quelle giapponesi lo fanno alla grande, quelle sudcoreane lo fanno alla grande. Le banche assistono le imprese che sono clienti delle banche alla penetrazione commerciale di investimenti in Cina. C'è un sistema, un pezzo di sistema Italia, un pezzo di sistema tedesco, un pezzo di sistema francese, un pezzo di sistema giapponese che funziona, mentre non c'è un pezzo di sistema Italia. Allora, io direi di ringraziare i tanti studenti che hanno voluto partecipare, i colleghi del mio dipartimento, ma ancora di più quelli, i colleghi di altri dipartimenti che addirittura in maniera attiva, ponendo domande, hanno voluto intervenire, e direi un ringraziamento particolare al professor Valli per la bellissima lecture. Grazie tanto.